Salve a tutti, sono qui con Nadia Menichetti, una carissima amica che voglio intervistare ed è l'ultima intervista per quest'anno e mi faceva piacere continuare il discorso dell'altra volta, ma soltanto per un pochino, diciamo, perché abbiamo anche un altro argomento che vogliamo sviluppare insieme questa sera. E innanzitutto ciao Nadia. Ciao Angela. Questa cosa dell'attivazione sonora mi è piaciuta tantissimo ed è per questo che voglio questa sera farti ricordare agli altri che cos'è l'attivazione sonora per poi dirti la mia testimonianza, visto che poi mi hai fatto l'attivazione sonora dopo Sì, l'intervista. esatto. Che cos'è questa attivazione sonora? Premesso ovviamente che l'intervista precedente esaurisce per bene tutto l'argomento, però quantomeno come diciamo cosa iniziale per capire anche la mia di testimonianza, Sì, ok? certo. Innanzitutto volevo ringraziarti per il lavoro meraviglioso che fai, Grazie. perché contribuisci a diffondere le discipline olistiche e trattamenti innovativi che aiutano veramente in questa trasformazione e cambiamento del momento. Quindi è un grande lavoro che fai, veramente grazie, grazie. E grazie per avermi invitato a fare questa intervista. L'attivazione sonora è l'uso del suono per modificare i condizionamenti e sviluppare i doni e i talenti, o farli emergere, non sviluppare, far emergere i doni e i Certo. talenti delle persone. Serve principalmente a quello ed è un acceleratore della consapevolezza, dell'apertura alla Ok. consapevolezza, del risveglio alla consapevolezza. Ed è questo principalmente che fa. Bello, bello, mi è piaciuto tantissimo. Nella precedente intervista hai raccontato come ci sei arrivata, Sì, tutto esatto. quanto. Quindi questa cosa non la ripetiamo questa sera perché così andate tutti a vedere o a rivedere quella precedente. Quello che voglio invece io dire questa sera è proprio la mia esperienza sull'attivazione sonora che mi ha fatto Nadia. Allora, Nadia in effetti già aveva capito da subito che, diciamo, il mio dono proprio è la comunicazione. Ovviamente, sicuramente si nota, Sì. visto che insomma, con questo canale YouTube, veramente mi sto sbizzarrendo. Ma la cosa veramente bella di quella attivazione sonora, che quando lei ha fatto tutto il procedimento, quindi con i suoni che uscivano, con quello che le arrivava, perché poi non era lei che provocava questa cosa, quello che le arrivava lei faceva uscire dalla sua voce. E in quel momento io ho sentito proprio un qualcosa che mi girava intorno proprio alla gola, un fresco, qualcosa, una presenza oltretutto, che effettivamente faceva effettivamente parte di quello che poi ogni tanto diceva, perché c'erano delle parole che si capivano e delle parole che non si capivano. Che erano dei suoni, un'altra lingua, non lo so. Comunque, questa presenza io proprio veramente l'ho sentita. Allora, di cambiamenti, devo dire la verità, non ci sono stati in maniera, diciamo, determinante, perché il mio cammino è da tempo, insomma, che lo faccio, ma sicuramente è arrivata una maggiore sicurezza nell'esprimermi, questo sicuramente, questo l'ho notato e Ok. quindi effettivamente l'aiuto c'è stato, è grande Sì. anche perché effettivamente io ci tengo molto a questa cosa, quindi a saper esprimere quello che ho dentro o nei miei video o a fare le interviste e quindi far emergere bene l'argomento, diciamo, della serata, quello che è, insomma. E poi ovviamente in tutto quello che magari chissà un giorno potrò anche insegnare, quindi comunque la comunicazione, io sono master di Reiki, quindi però insomma se la comunicazione migliora sicuramente sono più contenta ed è già il successo, non escludo che migliorerà ancora, quindi perché no? Beh, evidentemente ha lavorato sulla gola proprio per questo, Sì. perché essendo, se non,
se posso dirlo, un obiettivo della tua anima, cioè nel Certo, profilo sì. dell'anima che abbiamo fatto e che, di cui parleremo tra poco, l'obiettivo dell'anima era proprio il Sì, codice dell'oratore, quindi è infatti. andato a lavorare proprio sul centro che aiuta la È comunicazione. vero, è vero. Infatti, di questo profilo dell'anima tu avevi solo accennato, ma proprio in maniera molto superficiale, sintetica, perché stavamo a fine intervista, proprio del profilo dell'anima. Ed Sì. è oggi invece che io voglio parlarne un po' di più, anche Certo. perché Nadia, oltre all'attivazione sonora, mi ha fatto anche il profilo dell'anima. Quindi tu parlane prima e poi ti dico io. Sì, il profilo dell'anima è lo strumento principale che uso al momento insieme all'attivazione sonora, perché l'ho trovato veramente di grande efficacia nel portare alla consapevolezza della persona i propri doni, i talenti, gli obiettivi dell'anima, il destino dell'anima e soprattutto anche gli ostacoli da superare. È proprio una mappa che l'anima si dà attraverso il Sì. nome di battesimo. È una decodificazione del nome di battesimo della persona attraverso l'alfabeto ebraico. Delle frequenze del nome della persona si basa sulla teoria che l'anima, attraverso i genitori o chiunque ha scelto il nome della persona, si è scelta quel nome perché le vibrazioni emanate da quel nome, dalle lettere che lo compongono, poi vanno ad influenzare la realtà della vita di quella persona, perché Ok. è quello che l'anima ha scelto di sperimentare in questa vita. Infatti, ogni lettera, quando noi parliamo, emaniamo delle vibrazioni e Certo. sapendo, come abbiamo parlato, come abbiamo detto l'altra volta, che il suono crea la realtà, praticamente l'anima si sceglie quel nome per creare una determinata realtà di cui vuole fare esperienza. Certo. E si decodifica attraverso l'alfabeto ebraico, le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, perché per gli ebrei ogni lettera è un mattoncino della creazione. Ecco. E tutto questo è contenuto nel loro libro sacro, lo Sefer Yesirah, e loro fanno proprio dei sermoni sulle lettere di fuoco, come le nostre prediche, loro fanno dei sermoni sulle lettere di fuoco. Perché per loro non è un semplice alfabeto, ma ogni lettera è parte della creazione, è parte dell'universo e del nostro DNA. Certo. Quindi, attraverso il nome e l'alfabeto ebraico, si decodificano queste frequenze e si vede dove sono i doni, i talenti, gli obiettivi e il destino dell'anima. E questo adesso lo sto usando anche con una squadra di operatori. Che è guidata la dottoressa Lara Scarsella, una psicoterapeuta, e stiamo facendo un percorso proprio per aiutare le persone. E la mia parte è appunto il profilo dell'anima con l'attivazione sonora per aiutare questo processo di cambiamento, dove diciamo il profilo dell'anima insieme ad altre discipline aiuta a determinare quali sono i condizionamenti da cambiare. Certo. E ci sono tanti progressi. E quindi con il profilo si porta alla consapevolezza della persona dove sono i doni, appunto i talenti, eccetera. Poi l'attivazione sonora dà una spinta al cambiamento, a poter trasformare gli ostacoli e i condizionamenti per arrivare più facilmente agli obiettivi, ma soprattutto va ad aprire i canali energetici proprio per aiutare l'obiettivo, perché l'obiettivo principale di tutto quello che faccio è aprire i doni e i talenti. Questa è la cosa Certo. principale. È una Quindi bellissima cosa. tutto quello che è in mezzo viene come un po' spazzato via e vengono aperti i centri, i canali che servono per attivare quei doni e talenti, soprattutto Sì. in persone in cui è vitale che lo facciano, cioè che hanno una missione importante con i loro doni, cioè Sì. che possono veramente aiutare in questo momento di cambiamento cruciale per il nostro pianeta. È vero, sì, perché ognuno di noi ha una missione nella vita, perché non tutti dobbiamo fare quello che hai appena detto, quindi contribuire a cambiare il pianeta, ma quelli che lo sono chiaramente devono essere messi in grado di
essere ne consapevoli di questo, altrimenti i falli danno l'obiettivo. Quindi poi tutte le altre missioni della vita, anche come dico io, il barista sotto casa che ti fa il cuoricino con la schiuma, lui ti ha reso felice, anche quella è una missione, però sono missioni Esatto, diverse, no, ok? esatto, ma tutti quelli, non è quello che si fa, è proprio l'apertura dei propri doni e talenti che Sì, può essere riuscire a fare il barista in una in modo eccellente certo. perché è seguire, è poter seguire quel dono. Quante persone ci sono che stanno facendo altre cose che non amano quando hanno dei potenti doni che pensano di non poter far sfociare nel loro lavoro? Ecco, Certo. l'idea è di portarli a credere, a far emergere quei doni e talenti che possono Perfetto. essere di qualsiasi tipo. Può essere lavorare in un negozio, può essere fare dei vestiti, può essere fare collana, Cantare, suonare, qualsiasi ballare, cosa, recitare, qualsiasi qualsiasi cosa. cosa è incoraggiare la persona perché chiunque porta il cambiamento al pianeta. L'idea è aprire la persona ai propri doni. Il proprio dono può essere anche una vita normale, di una normale, il lavoro più duro che c'è, la casalinga, una madre che comunque ha un dono particolare di portare amore solo parlando. Cioè può essere Ecco. qualsiasi cosa, è praticamente far emergere ed aprire la persona. Questa è l'idea. Poi l'idea Siamo qui per principale. essere felici e per poter portare Ecco, felicità e che di poi conseguenza, se non quando c'è quello, esatto, quando poi si riassume tutta questa cosa, è proprio di aprirsi all'amore, quindi all'amore verso noi stessi, all'amore di tutto, perché poi aprire i doni e i talenti cos'è? È aprirsi a quell'amore che abbiamo dentro, perché certo. quando facciamo quello che vogliamo, quello che ci Siamo piace, felicissimi, ci infatti. accendiamo, no? Sì, infatti, è Quindi vero. E hai da raccontarci qualche esperienza di qualcuno che segui in questo senso? Con sì, le... la più bella esperienza la sto facendo con una signora che seguo adesso da mesi, perché molte persone magari fanno il profilo perché sono curiose di sapere, ma poi non lo portano avanti e non si può pretendere di cambiare qualcosa con una sessione, si deve un Certo. po' seguire. E con questa signora abbiamo fatto dei grandi lavori insieme e diciamo mi ha dato veramente tanta soddisfazione vedere com'è fiorita e le ho chiesto proprio cosa aveva lei tratto da queste sessioni, ne abbiamo fatte un bel po', abbiamo iniziato con il profilo dell'anima, attivazione sonora, abbiamo continuato così perché si evolve ed ogni volta è unica la sessione, perché non è Certo. che prende uno stampo fisso, dipende da quello che la persona ha bisogno in quel È momento. chiaro. E lei mi ha detto, se mi guardo indietro non mi riconosco più, perché ho attivato tante caratteristiche, ho più sicurezza, una visione, ma non solo visione, però non solo una visione, a livello energetico ho più sicurezza in me e anche una direzione, oltre che una visione, una direzione. E poi mi ha detto, è come un'energia ascendente, mi sembra di innalzarmi, di andare sempre allo step successivo. Ho conosciuto tanti percorsi, ma quello fatto con te è quello che mi ha aiutato di più, da tanti risultati. Questo, cioè, sono felice. Un'altra persona ha detto, mi sono sentita meglio in generale, più calma e serena. Questa seconda persona ne ha fatte solo due, perché gli è bastato così. E poi c'è chi continua e chi va proprio a fare magari il lavoro che gli piace, si comincia ad aprire. E Certo. comincia a ricevere messaggi magari dal proprio sé divino, ce ne sono tante. Chi ricomincia a dipingere dopo tanti anni, che magari sono stati chiusi per esperienze difficili,
però è veramente potente come strumento. Sono veramente felice di questo, del profilo dell'anima che ho acquisito relativamente recentemente. Prima usavo solo la Ecco, filosofia. io proprio questa è la domanda che ti volevo fare, come Sì. sei arrivata a questo Sì. strumento? Sono arrivata, ti dico, sono arrivata quando è cominciato il periodo difficile, perché il periodo difficile è arrivato proprio per aiutarci ad aprirci di più a noi stessi. Ci ha fatto un grande favore da quel punto di vista. Sì, guarda caso il mio canale YouTube, praticamente, Ah, pur essendo, davvero? sì, esisteva da anni, ma non lo curavo assolutamente. Poi la cosa è nata così. Inizialmente è qualcuno di altri canali che ha intervistato me. Poi ho detto, ma sai che c'è? Adesso comincio a fare qualcosa pure io. Ho messo qualche video, qualche cosa neanche troppo interessante, ma insomma un qualcosina, tipo addirittura durante il lockdown, come passare il tempo, io facevo la borsa all'uncinetto, no, per dire. Ho detto, vabbè, è una cosa carina. Poi ho cominciato con le interviste, i miei video proprio specifici sul settore olistico proprio, e quindi mano a mano è cresciuto. Quindi almeno il lockdown mi ha portato il mio canale e sono felici, diverse persone veramente che mi seguono. Addirittura mi arrivano le benedizioni proprio scritte Che sotto i video. bello, Quindi grazie fantastico. anzi a tutti quelli che mi seguono e continuate a farlo perché ci saranno sempre cose più interessanti e che vi saranno sicuramente utili. E Sì. quindi dicevi, tu ci sei Sì, io arrivata. ci sono arrivata appunto durante, quando è appena cominciata il lockdown, un pochino prima, ho visto la possibilità di fare, mi è arrivata tramite un canale che seguivo da tempo, la possibilità di fare questo training e mi sono sentita chiamata a farlo. E poi mi è presa una febbre, una totale febbre, perché si imparano dei codici di creazione, cioè si deve imparare tutto su questi codici, chiamati codici di creazione, che sono i valori numerici delle lettere del nome della persona abbinate all'alfabeto ebraico. E quindi poi ho cominciato a studiare tutte le lettere proprio ebraiche, Certo. le lettere di fuoco, e non dico un'ossessione, ma quasi, quando ti prende proprio quella Quando ti febbre butti lì, sì. dell'entusiasmo, Esatto. e non ho ancora, non finirò mai, non finirò mai, perché non ha fine questa cosa. Quando cominci a studiare queste lettere, che sono proprio parte dell'universo, cioè i misteri, contengono i misteri dell'universo. Quando cominci a studiarle non finisci mai più, perché c'è Ci sempre un credo. altro anno. È proprio come l'universo che non finisce mai. Così queste lettere, ogni volta che tu le guardi, ci entri dentro di più, vedi una sfaccettatura, ne vedi un'altra. Come i tarocchi poi alla fine, perché poi i tarocchi è così, se li osservi scopri sempre un qualcosa, no? E quindi Sì. queste lettere evidentemente hanno veramente una tale potenza che ti riescono a trasmettere l'infinito poi alla fine, Sì, ognuno esatto, delle l'infinito, e come l'infinito sono infinite. Certo. Quindi è un viaggio che non finirà mai, è un viaggio che no, ma ne sono felicissima, perché si abbina benissimo con l'attivazione sonora e mi dà veramente tanti risultati Sì, belli. perché effettivamente quando tu mi hai fatto l'attivazione sonora mi avevi già fatto comunque il profilo dell'anima e ne avevamo appena parlato, me l'avevi spiegato tutto quanto. E poi quando hai fatto l'attivazione sonora, guarda caso, si è legato alla questione dell'oratore, come hai accennato prima tu. Il destino Sì, sì, dell'oratore sì, sì. c'era anche, guarda caso, nell'attivazione sonora, quindi effettivamente è molto molto legata a questa cosa, è vero? Sì, quando ho visto, vedendo il tuo canale, poi quando ho aperto il profilo dell'anima, ho visto nell'obiettivo dell'anima Ma posso dire il una cosa? codice. Non è Sì. vero, perché tu addirittura l'hai indovinato la prima volta che mi hai sentito al telefono.
Sì, ma lo sospettavo, No, 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 sospettavo che sì, lo c'era. sospettavi, ma sei stata bravissima a indovinare già prima di Profilo dell'anima e Attivazione sonora. Questo è proprio un tuo dono, in realtà. Sì, Quindi poi molto. hai avuto solo conferme da quello che mi hai fatto, Sì, quando ho effettivamente. visto il codice ho detto, ecco, Ecco, lo c'avevo sapevi, ragione, lo sapevo. quindi è la tua anima che vuole che tu vada lì come cosa principale per te. Sì. Cioè è il tuo ramo insieme a tutte le altre cose energetiche che fai, ma questo sembra, cioè, nel profilo indicava proprio questo come obiettivo Sì, fisico. ma io mi rendo conto di questo perché, per esempio, portando il Reiki in ospedale, io ho sempre parlato con i pazienti prima di dargli Reiki, no? Anche per spiegare un po' meglio che cosa andavo a fare, eccetera, ma anche a tranquillizzarli perché chiaramente se sono troppo tesi magari non si godono il trattamento, no? E ci sono più persone che mi hanno detto, tu mi hai aiutato anche semplicemente parlandomi, prima di darmi Sì. lei. E quindi evidentemente riesco a trasmettere qualcosa perché quando lo faccio cerco di entrare veramente in empatia con le persone, a prescindere di che tipo di persone siano. Infatti questa cosa è uscita anche dal profilo, sono Sì. di E poi parlare. la voce, le Sì. lettere, il Sì. parlare, quello è una vibrazione, Sì, è una. È un'attivazione sonora, anche certo, quella è anche un'attivazione quella. sonora. E Sì. adesso il Vai a mondo stimolare quantico. qualcosa nell'altro, no? Sì, Comunque, anche certo. solo parlando. E Sì, esatto. quindi è una sorta, ovviamente, no, non specifica di attivazione sonora, ma comunque di stimolazione, Sì, sicuramente, se non infatti. attivazione. Sì. Allora, io vorrei far vedere il mio profilo, vabbè, non mi metto a leggerlo, però per far capire alle persone Sì. di che cosa si tratta. Allora, spero di riuscire a farlo vedere in qualche maniera. Allora, dimmi tu, allora, no, aspetta, No, perché non c'è poi vedo. con lo Aspetta se sfondo. ho. Allora, Vedo un attimo se ho il ecco, guarda un mio. po'. Ah, eccolo. Oh, Così si ecco, vede, sì. ferma Ecco. così si vede. Così si vede. Allora, è una stella di Davide, o Ecco, anche, diciamo, un Merkaba. Ecco, sì, no, non si vede tanto bene. infatti, allora devo riuscire, aspetta, Se vuoi te lo condivido con lo schermo, non so se. condividilo con lo schermo, sì, Aspetta, fai. però lo devo cercare. Dai, non fa niente, se ci si riesce lo facciamo vedere, se no continuiamo con questo e via. No, non Non ce riesco a. l'hai. Ce l'ho. Ah, lo posso aprire. Provo ad aprirlo. Prova, Provo dai. ad aprirlo. Questo è il bello, ragazzi, di fare le interviste senza tagliare nulla. Io L'intervista non taglio Davide, mai sì. nulla. L'intervista deve essere così naturale, senza tagliamo, vediamo, cambiamo. No. Quindi è anche questo. È come se fossimo in diretta, anche se non lo siamo, perché comunque poi com'è io la mando tranquillamente sul canale. Sto cercando di vedere perché non riesco a condividere. Se c'è, ok, questo, ok, se riesco a togliere il nome, ti faccio vedere io qua, vediamo se si vede di più. Ok, no, si vede niente. Lo vedi? È la stessa Uguale, è la stessa cosa. Allora, guarda, cosa. io cerco di mettermi come prima sperando di non muovermi più di tanto. Dai, dai, Ecco, parla. stai ferma così. Sì. Allora, è una stella di Davide. Il triangolo che va da su con la punta in giù è il triangolo fisico, cioè tutto quello che riguarda la vita prettamente materiale. Il triangolo che va con la punta in su è quello spirituale.
E appunto riguarda di più lo spirito. Diciamo che il triangolo fisico è più attivo fino a verso i 45 anni, quando poi si attiva un po' di più, quando si dice che diventando più grandi si diventa più saggi, si attiva di più il triangolo spirituale, ma ovviamente è un matrimonio dei due, perché noi siamo un matrimonio dei due, di spirito e materia. E nel centro c'è appunto il codice di creazione e destino dell'anima. Gli obiettivi sono la punta, la punta in su c'è l'obiettivo spirituale, invece di lato c'è l'obiettivo fisico, il lato guardando questo destro ci sono le sfide, e la punta in basso, le punte in basso ci sono i talenti. E quindi attraverso questo quadro, mettendo tutti i codici insieme, si riesce a definire dove sta andando la persona. Poi io prendo anche dove sta andando l'anima, dove vuole andare l'anima. Io prendo anche un messaggio intuitivo personale prima di aprire il profilo dell'anima, perché così poi li metto a Metto giù, mi sono confronto e vedo. staccata. Sì. Grazie, E Angela. quindi sì, il messaggio Li metto a effettivamente confronto è vero, tu avevi preso un messaggio per quanto mi riguarda qualche giorno prima e poi quando diciamo ci eravamo messi d'accordo, diciamo così, per farlo e poi credo il giorno prima del nostro incontro. E effettivamente c'era già una differenza perché comunque io avevo fatto un corso, un'altra cosa, evidentemente quell'apertura c'era stata in quei giorni, effettivamente anche il secondo messaggio aveva fatto notare la differenza Sì, su quello che. aiuta tantissimo perché io prendo il messaggio intuitivo prima di aprire il profilo. Sì. Quando poi apro il profilo, mi conferma degli aspetti che la Certo. persona ha bisogno di sapere, perché l'idea è far sapere alla persona qual è la cosa, diciamo, più importante da fare in quel momento per potersi aprire al proprio sé. Questo, diciamo, fa Certo. principalmente. E quindi, e poi dopo alla fine appunto si fa l'attivazione sonora per attivare quello che c'è bisogno di attivare in quel momento. Sì, Io lo bravo. adoro questo lavoro. È Sono il tuo, innamorata, perdutamente innamorata di quello è che cucito sono. addosso, quindi è Sì, perfetto per te. veramente. Allora, poi io cercavo, adesso ti faccio ridere, io cercavo di evidenziare le cose che ritenevo più interessanti, no? Per quanto mi riguardava. Cioè, praticamente ho evidenziato tutto, non so se si vede. Adesso sì, un pochino si vede. Ah, ok. Faccio, sì, però questo, aspetta, no, sottolinea pure questo, Anche questo. quindi no, è interessantissimo, se no questa cosa non l'avrei fatta sicuramente, quindi no, veramente, no, il sentiero in base alla data di nascita, il messaggio vibrazionale, un messaggio vibrazionale del 2010 e poi quell'altro, aspetta, ce n'era un altro, ma era dopo però, vabbè. Ah sì, perché Sono l'avevo diversi preso qualche volti. giorno prima, allora per essere più vicina volevo vedere E che il ho preso un altro, altrimenti. 2610, il secondo, ecco, vedi? Sì. E Infatti, sì. Ah, quindi tutto poi molto semplice. esamino anche un po' la data di nascita per vedere quale codice esce fuori anche dalla data di nascita. Certo. È incredibile vedere come tutto corrisponde. È veramente. E in questa squadra di operatori Sì. che abbiamo costituito si fa anche il tema natale, la grafologia. E quando li metti tutti insieme, praticamente noi diciamo le stesse cose. È È incredibile. incredibile vedere la corrispondenza. È veramente bello. È Certo, bello. perché se sono conferme su conferme. Sì. No, sono veramente contenta e grazie di avermi dato questa opportunità di parlarne.
perché Beh, era doveroso perché l'hai solo accennato l'altra volta, quindi era veramente un peccato. Poi, avendo visto che effettivamente è qualcosa di interessante, preziosissimo, veramente, anche perché ci si rende conto meglio di cose che magari uno può darsi pure che intuisce, per carità, però un sì. conto è intuirle, un conto averne conferma. La consapevolezza è maggiore, Ma quindi. quando si porta alla consapevolezza, io la vedo, il mio primo amore è stata l'omeopatia, che qui non posso praticare perché non sono medico, ma ho studiato 3 anni all'estero l'omeopatia, e io la vedo un po' come un rimedio omeopatico, perché quando tu porti alla consapevolezza qualcosa che magari tu magari tu hai anche intuito, però la vedi, ti fa da specchio. E Certo. quindi automaticamente inizia un processo di trasformazione, anche solo sentendo, Sì. senza, e poi ovviamente l'attivazione sonora fa il resto, però anche Certo. solo vedendo i simboli dei codici di creazione, anche i simboli contengono una frequenza. Infatti, Chiaro. quando vedi i video di cimatica, cioè dell'effetto del suono sulla materia, Sì. Le frequenze formano delle figure geometriche, quindi ne va di per sé che la figura geometrica corrisponde a quella frequenza. Quindi i Sì, è vero. simboli hanno una determinata frequenza che può aiutare a trasformare. Ok, ti ringrazio. Dici come Grazie, l'altra grazie. volta quali sono i tuoi canali, anche se anche questa volta sarà tutto sotto il video, quindi hai il sito internet dove Sì, metti diverse cose. esatto, sul sito www.risvegliocuantico.com c'è una pagina dedicata totalmente al profilo dell'anima dove spiego Sì. tutto, dove ci sono i vari percorsi. Chi vuole, può fare anche un piccolo incontro di informativo, come stiamo facendo adesso, se Sì. vogliono sapere, cos'è e cosa fa. E quali sono i percorsi disponibili in più dettaglio, si può organizzare, altrimenti c'è Certo. tutto sul sito, viene descritto tutto, sia l'attivazione sonora, e poi da lì possono accedere alla pagina Facebook. Adesso metterò anche il canale YouTube quando sarà un po' più ricco, Io ti ho come quello di sollecitato in Angela. questo. Ti ho sollecitato tantissimo. Sì, veramente, ma mi ha ispirato. Sì, mi ha ispirato. Allora grazie Grazie e buone feste, perché a te. Sì, grazie ovviamente avremo a modo di te. vederci l'anno prossimo, magari sicuramente, anzi di persona, come abbiamo già fatto, perché effettivamente Molto E volentieri. gli incontri di persona sono un'altra cosa, non c'è niente da fare. Ci mancano molto di questo periodo. Sì, infatti, infatti. Un abbraccio, Grazie grazie. Ciao. Angela, grazie. Ciao. Ciao, ciao.